A tutti un caro saluto di benvenuto a questa edizione del telegiornale. In primo piano la cronaca, un agricoltore di 59 anni, Pierpaolo Baciu, originario di Budusò, è morto questa mattina schiacciato dal trattore mentre lavorava nelle campagne tra Nughe du San Nicolò e Pattada nel nord Sardegna. Secondo i primi riscontri dei carabinieri della compagnia di Ozieri, accorsi sul posto, l'uomo stava lavorando per conto di terzi in un podere in una zona molto impervia, quando il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Il terreno dove è avvenuto l'incidente si trova in un'area impossibile da raggiungere con i normali mezzi di soccorso. Le ambulanze e anche l'elicottero del 118 non sono potuti arrivare al podere e i soccorritori sono stati accompagnati sul posto con mezzi agricoli. Gli accertamenti sull'incidente sono svolti dai carabinieri e dagli ispettori dello Spresal. Ed ora cambiamo argomento e parliamo del processo Grillo. C'è stata questa mattina la testimonianza del padre di una delle due presunte vittime, la ragazza alla quale erano state scattate delle foto hard, sentita anche la sorella dell'altra presunta vittima per il reato di stupro di gruppo, Gian Domenico Mele. Con la deposizione del padre dell'amica della principale accusatrice è ripreso questa mattina a Tempio Pausania il processo a porte chiuse per la presunta violenza sessuale di gruppo contestata a Ciro Grillo e a tre suoi amici genovesi, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. L'uomo ha risposto alle domande del procuratore Gregorio Capasso, poi la parola è passata agli avvocati del pool di difesa. Il genitore ha chiarito lo stato emotivo e psicologico della figlia, una ragazza milanese partelese, presunta vittima per alcune fotografie a sfondo sessuale che le sarebbero state scattate la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando stava dormendo sul divano della villetta di proprietà della famiglia Grillo a Portocervo. La giovane, anche lei studentessa ed ex amica della ragazza italo-norvegese che ha denunciato il presunto stupro, non si sarebbe accorta di essere stata immortalata dai quattro con i loro cellulari. Il padre della ragazza avrebbe confermato che dopo essere stata messa a conoscenza dell'esistenza di quelle foto dalla la figlia avrebbe avuto momenti di forte ansia e sarebbe cambiata. Le immagini sarebbero infatti emerse solo dopo il sequestro dei telefoni degli imputati e l'acquisizione di tutto il materiale in essi contenuto, compresi i video e gli scatti postati sui social dai quattro imputati. La studentessa milanese era già stata ascoltata dal collegio presieduto dal giudice Marco Contu, una testimonianza a tratti drammatica in cui aveva raccontato come la sua vita fosse stata stravolta dopo aver saputo di essere stata vittima di abusi. Conclusa l'audizione del genitore, sono stati chiamati a deporre la sorella della principale accusatrice, all'epoca dei fatti quindicenne, e lo psichiatra Pablo Zuglian, esperto di disturbi dell'alimentazione, che ha in cura la ragazza italo-norvegese. Slitta invece a domani, per l'impossibilità di avere in aula una traduttrice, la deposizione in inglese di un'altra amica norvegese della denunciante. Rimaniamo ancora sul processo Grillo e sentiamo adesso le dichiarazioni di Gennaro Velle, difensore di Francesco Corsiglia. Che noi riteniamo sia stata positiva, utile, e i testimoni che abbiamo sentito, a nostro avviso, hanno fornito elementi per noi positivi nel quadro del processuale, di quello che stiamo cercando di ricostruire per dimostrare l'assoluta innocenza degli assistiti. Non posso entrare nel merito, comunque è stata sentita la sorella della parte civile ed è stato sentito lo psichiatra e il papà dell'altra parte civile. No, non entro nel merito delle domande. Grazie, buona serata. Ed ora la politica, nell'attesa della proclamazione degli eletti, Alessandra Todde al lavoro con i segretari dei partiti del Campolargo per mettere insieme i tasselli della nuova giunta regionale, dove saranno rappresentate tutte le forze politiche in base al numero dei consiglieri eletti. E si discute anche sul nome del presidente del consiglio regionale. Spetterebbe tradizionalmente alla più votata Desirée Manca, ma è dello stesso partito della Todde. Si cerca dunque un nome nel PD tra Roberto De Riu, Piero Comandini e Giuseppe Meloni. I dettagli nel servizio di Emanuele Concas.
Nessuna convocazione ufficiale del campo largo, ma sono fitte le interlocuzioni tra Alessandra Todde e i segretari dei partiti per formare la nuova giunta regionale e per sciogliere il nodo del presidente dell'aula di Via Roma. Secondo quanto trapela, il nuovo esecutivo rappresenterà equamente tutte le formazioni del campo largo, con gli assessori che peseranno in base al numero dei consiglieri eletti in ogni gruppo. Poi c'è il nodo del presidente del consiglio regionale, che spetterebbe alla 5 Stelle Desire Manca, la più votata, ma è dello stesso partito della Todde, quindi si fa avanti il PD con Roberto De Rio, Giuseppe Meloni o Piero Comandini. Ma è ancora necessario attendere la proclamazione degli eletti. I verbali sono arrivati alla Corte d'Appello di Cagliari, che sta verificando le operazioni di scrutinio per attribuire tutti i seggi, alcuni dei quali risultano ancora ballerini, come ad esempio un consigliere da attribuire coi resti a 5 Stelle, PSI o PD tra Mediocampidano, Nuoro e Gallura. E devono aspettare ancora per avere l'ufficialità dei tre consiglieri eletti anche Orizzonte Comune e Uniti per Todde. Insomma, senza la proclamazione degli eletti, la stessa formazione della giunta non è del tutto certa. Neppure chiuse le urne regionali, che già si pensa alle comunali di giugno. Vanno al voto Cagliari, Sassari, Alghero e altri 24 comuni. A Cagliari emergono tensioni nel campo largo sul metodo di individuazione del candidato sindaco e sull'altro fronte si registra lo scollamento a Sassari, dove il centrodestra si è presentato diviso per le regionali. Seppur non candidandosi, Nanni Campus vorrebbe portare avanti la sua creatura politica, che lo portò a Palazzo Ducale 5 anni fa, battendo il centrodestra, che a sua volta però intende presentarsi con un nome che rappresenti la coalizione di governo nazionale. Parliamo di sanità. Sono passati 15 giorni dall'inizio della protesta, ma i 36 lavoratori OSS del Policlinico di Monserrato dormono ancora sotto il palazzo dell'assessorato della sanità a Cagliari, chiedendo azioni concrete per la stabilizzazione della loro professione. Mauro Loddo di UTG. Continua oltranza il sit-in di protesta di 36 operatori sociosanitari del Policlinico di Monserrato, che da 15 giorni dormono davanti all'assessorato della sanità di Via Roma a Cagliari. Equipaggiati con gazebo, coperte e stufe per contrastare le intemperie, sono determinati e non hanno intenzione di arrendersi. Noi rimaniamo sempre qui, non molliamo, non ci arrendiamo. Speriamo che non dobbiamo arrivare alla nuova giunta per portare via da qua noi, perché comunque stiamo vivendo freddo, pioggia, non abbiamo un bagno, non ci fanno entrare in assessorato in bagno, neanche le donne per esempio non le fanno entrare. Noi dobbiamo andare alla stazione a pagare un euro per andare in bagno. Speriamo che si è arrivata all'ora della nostra stabilizzazione, che almeno 36 ragazzi con famiglie, bambini e tutto abbiano un degno stipendio. OSS che durante la pandemia di Covid-19 sono stati in prima linea, ma che ora, con la fine dell'emergenza sanitaria, si trovano a lottare per la propria professione. I manifestanti, assicurano, continueranno a protestare davanti al palazzo dell'assessorato, determinati a farsi ascoltare. La loro richiesta è una sola: la stabilizzazione dei loro contratti. Un appello diretto, nello specifico, all'assessore uscente della giunta Solinas Doria, per riconoscere l'importanza del loro ruolo all'interno del sistema sanitario. Vicine ai manifestanti anche altre associazioni, come il Coordinamento Difesa Sanità Pubblica Sud Sardegna, che ha portato la propria solidarietà ai lavoratori. La salute non è un costo, è un diritto costituzionale, e si capisce che se si hanno degli bravi amministratori, a partire dagli assessorati fino ad arrivare ai manager delle ASL, si capisce che non è un costo la salute, la difesa della salute. Un costo sono gli ospedali. Allora, non abbiamo bisogno di 4, 5 nuovi ospedali, ma abbiamo bisogno di tante strutture territoriali dove vengono assistiti i cittadini, i pazienti, a partire dalle OSS, che sono la base della sanità in Italia e in Sardegna.